Benvenuti a tutti ragazzi, io sono Bet97 e voi siete come al solito nel mio canale. Quest'oggi siamo per la terza volta del 2024. Ah, ma che pieghi intanto fanno quelli del 2024 a divertirci sui Colli Euganei. Ok, let's go. E per capire un attimo, riscaldarsi, fare un piccolo riscaldamento e allenarsi in moto per la bella stagione che deve ancora arrivare. Il mio primo consiglio è: dato che la moto prevalentemente di solito sta ferma, o almeno quasi sempre noi motociclisti prediligiamo la parte estiva al posto, attenzione, la BMW M1000, tanta roba, prediligiamo la parte estiva a quella invernale, potrebbe essere che magari diamo meno importanza alla moto e ci dimentichiamo magari anche della batteria. Quindi io vi ricordo sempre che prima di partire dobbiamo fare un piccolo controllo alla batteria, che sia tutto a posto, che non si sia scaricata durante l'inverno. Un altro piccolo controllino da fare, dato che ci siete e siete là, è quello di controllare il livello dell'olio motore, perché potrebbe essere che magari ve ne siete dimenticati prima di metterla via e a farle prendere polvere, se avevate fatto un buon tagliando oppure no, e quindi è sempre meglio controllarlo. Di conseguenza anche le gomme, dato che con il passare del tempo e non usandole spesso non sapete se sono performanti oppure no, e se sono anche gonfie oppure no. Quindi il primo consiglio è questo: fare un controllo generale della moto, che non guasta mai. Il mio secondo consiglio è quello di partire come al solito, come dico sempre, trattare con i guanti la moto, perché può sempre e sempre farvi una sorpresa, e quindi è sempre meglio trattarla con i guanti inizialmente per capire come è presa e come sei preso tu soprattutto, perché potrebbe essere che sei un po' arrugginito, come spesso accade. Il terzo consiglio che vi posso dare è che quando comincia la bella stagione, o quasi, è sempre bello andare a fare i giri in moto con gli amici. E c'è... Sì, amore. E... ecco, mi hai fatto perdere il filo del discorso. Il terzo consiglio è che, come al solito, quando inizia o quasi la bella stagione, è sempre bello andare a fare i giri con i propri amici. E come è giusto, c'è chi va più forte, chi va più piano, chi è più tecnico, chi ha più esperienza e chi no. E quindi io consiglio sempre di, per almeno i primi giri, prendersi un attimo e andare sempre alla propria velocità senza mai superare i limiti, soprattutto in inverno oppure in autunno, dato che i pericoli sono come al solito dietro l'angolo. Ok, io adesso comincio a fare un po' di strada. Un altro consiglio, che mi pare siamo arrivati al quarto consiglio, alla strada, e non alla strada in generale, ma allo stato della strada, in quanto potrebbe essere che nel corso invernale sia o cambiata con magari proprio dei lavori in costruzione, oppure potrebbe anche essere cambiata fisicamente sul manto stradale. Quindi io vi consiglio sempre di buttarci un occhio e andare con i piedi di piombo quando si va in moto le prime volte in inverno oppure in autunno. Intanto passano delle belle motorette, soprattutto quando per esempio si possono trovare fogliame e sporco detriti che l'inverno e le piogge portano molto spesso. Un altro controllino che potete fare
alla moto è quello dei freni, perché soprattutto in inverno, come ho già detto, che va a riprendere anche il consiglio 4, il manto stradale non è perfetto e quindi i freni vi devono salvare per forza, perché non potete scegliere altrimenti. Ok. Il quinto consiglio che vi do è che, dato che avete appena ricominciato a guidare la propria moto, è sempre meglio andare step by step, come dico io, e fare delle piccole ricariche, fermarsi senza mai fare una tirata lunghissima, dato che si è ricominciato da poco e quindi si potrebbe essere stanchi anche dopo poco tempo, e quindi in quel momento potrebbero accadere cose che quando si è in palla e quando si è belli freschi anche d'estate, che ormai ci si è fatti le ossa, questo non accade. Quindi stare sempre allerta, e quando si sente un minimo di stanchezza è meglio fermarsi e fare una piccola pausa e poi ricominciare, specialmente in questo periodo che stiamo parlando di inizio marzo, fine marzo, perché il freddo è dietro l'angolo e il caldo anche. Però è sempre meglio bardarsi un pelo di più e magari spogliarsi con le dovute precauzioni, quindi è meglio avere dei guanti simil invernali, paraschina come al solito e un giubbotto con le quattro stagioni integrato. Perché se magari vi capita la giornata di sole, che però ad un certo punto il sole viene coperto da una nuvola, il freddo è sempre dietro l'angolo e l'ombra ne fa da padrone. Aspetta che domando. Andiamo verso Calaone? Oppure no? Porca troia. Niente, che non mi sono più forti perché è normale. Andiamo verso Calaone? A few moments later. Il sesto consiglio, che posso definire anche bonus, è quello che molto spesso si dimentica ed è una priorità, ossia bisogna avere tutta la documentazione omologata e in ordine, in quanto bisogna essere sicuri di aver fatto la revisione, il bollo e tutto, perché molto spesso in inverno, come ho già detto, ci si dimentica della moto, oppure si sogna la moto, però si dimenticano le cose principali, che è quello di regolarizzarla come è giusto che deve essere. Nice. Con questa chiusura stiamo andando a Calaone e io vi saluto. Per Bet97 è tutto. Io vi ricordo di iscrivervi al canale, lasciare un like e commentare. Potete commentare tranquillamente con dei nuovi consigli che non fanno mai male per l'inverno. Quindi noi ci rivediamo come al solito alle 18:30. Vi fa un saluto anche mia amorosa Roberta. Tu fallo come hai fatto adesso. Un saluto anche da mia amorosa Roberta. Andiamo bene, proprio bene. Fallo. Saluta. Vai. Ok. E vi saluto anche io. Ciao.